diciamo, importanza e validità. Il primo contributo arriva da Maurizio Dorefice e Roberto Graciotti, che non è presente, tutti e due, dove ci rappresentano alcuni esempi, diciamo, dell'uso della medicina genomica nello studio geomorfologico. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Allora, dal mare andiamo verso costa e vi parlerò appunto dell'utilizzo delle analisi granulometriche e negli studi di geomorfologia costiera e in particolare degli studi condotti per la realizzazione dei fogli geomorfologici e geologici Isola d'Elba e geomorfologico Montalto di Castro. Fogli che, in quanto dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, dobbiamo realizzare a scopo istituzionale. Il foglio geologico e geomorfologico Isola d'Elba è stato pubblicato nell'aprile di quest'anno insieme alle relative note illustrative. Lo potete trovare, entrambi li potete trovare nel sito web dell'ISPRA. Il foglio geologico alla scala 1 a 50.000 nasce dalla collaborazione tra ISPRA e in particolare Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Pisa per la parte a terra e Università di Trieste per la parte a mare. Oltre al foglio al 50.000 è stato redatto anche il foglio al 25.000, anche qui è frutto di una stretta collaborazione tra ISPRA, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Università di Firenze e Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. E il foglio geomorfologico, di cui sono anche autore, al 50.000 è stato completamente realizzato dal settore di geomorfologia dell'ISPRA. Nell'Isola d'Elba sono presenti diversi depositi costieri. Tra questi ci siamo particolarmente interessati durante il rilevamento di questi elaborati cartografici ai depositi eolici antichi riferibili all'ultimo massimo glaciale, e molto importanti dal punto di vista paleoambientale e paleoclimatico. Questi depositi affiorano nel settore nord-orientale, sud-orientale e centrale dell'isola, mentre mancano del tutto nel settore occidentale del Monte Capanne. Qui vedete alcune foto. E questi depositi un tempo erano attribuiti ad una genesi marina. In realtà sono eolici per una serie di motivi: una stratificazione incrociata ad alto angolo, con set di strati frontali molto inclinati, delle superfici di riattivazione, e presenza al loro interno intercalati di brecce di versante e depositi e paleosuoli, potete vedere qui in basso, e soprattutto poi il fatto che questi depositi molto spesso risalgono le incisioni vallive raggiungendo anche i 100 metri di quota, come avviene per esempio nel comune di Capoliveri. Tra i vari depositi eolici ci siamo particolarmente dedicati allo studio di quelli presenti nella costa occidentale del rilievo del monte Calamita e quelli del promontorio dell'Enfola e in particolare nella località Viticcio. Su questi depositi sono state effettuate analisi minero-petrografiche, paleontologiche, granulometriche e morfometriche. Le analisi petrografiche hanno individuato una componente organica costituita da granuli carbonatici che raggiungono anche il 50% del totale, e
formati da gusci di submillimetrici, di echinidi, molluschi, briozoi, crostacei, eccetera, alghe corallinacee e foraminiferi bentonici. Qui vi sono alcune sezioni sottili dove sono mostrati alcuni elementi. Vi è una componente silicoclastica che invece è formata prevalentemente da quarzo e fespati, e una componente litica essenzialmente costituita da quarzo areniti, graniti e quarziti. Il tutto è cementato da un cemento carbonatico di due generazioni. I granuli di quarzo, che sono i più abbondanti, i ubiquitari e i meno alterati, praticamente non avevano nessuna alterazione, sono stati misurati il diametro massimo e il diametro minimo. Il diametro massimo che qui era riportato nell'asse delle ascisse, il diametro minimo in ordinate. E dalla misurazione sono stati misurati circa 100 granuli per sezione sottile, e si vede che nella località Viticcio, che si trova a nord, nella parte nord dell'isola d'Elba, nord centro settentrionale dell'isola d'Elba, abbiamo dimensioni massime che variano dai 150 ai 1000 circa micron e dimensioni minime dai 100 ai 525. Abbiamo i granuli, diciamo la granulometria maggiore, mentre a Barabarca, che è la località qui sotto, le dimensioni sono molto minori. Stecchia e Madonna delle Grazie invece hanno delle dimensioni intermedie. È stata anche effettuata una frequenza delle dimensioni dei granuli misurati in sezioni sottili per ciascun affioramento. E dalla dimensione massima e dalle dimensioni minime dei granuli è stato poi calcolato la sfericità mediante questa formula e prodotto questo istogramma, dove è riportato il numero dei granuli per ciascuna classe che si trova sulle ascisse, mentre il numero dei granuli è in ordinate, e si ha un massimo di frequenza intorno ai valori 0,10-0,60. Si vede la parte sotto. Inoltre è stata, oltre la sfericità, è stata anche stimata la percentuale delle classi di arrotondamento. I granuli di quarzo si posizionano tra il subangoloso e il subarrotondato. La massima percentuale è del subarrotondato. In sostanza, le analisi mineropetrografiche hanno consentito di classificare le oleaniti come quarzo areniti bioclastiche. L'analisi morfometrica condotta su due dimensioni, quindi in sezione sottile, suggerisce un certo grado di uniformità tra tutti gli affioramenti studiati, e per quanto riguarda la sfericità si è visto che essa è medio-bassa e l'arrotondamento va da subangoloso a subarrotondato. Differenze invece si riscontrano nelle dimensioni dei granuli tra gli affioramenti del Monte Calamita, che sta nel settore meridionale, e quelli di Viticcio, che stanno nel settore nord-centrale. Oltre ai depositi eolici, gli antichi depositi eolici, poi sono stati studiati altri depositi costieri che affiorano nelle principali piane dell'isola, in particolare nella piana di Marina di Campo, che qui vedete in ingrandimento, e nella piana di Magazzini e Porto Ferraio San Giovanni, e nelle piane di Porto Azzurro. Oltre quindi al rilevamento di superficie, sono stati eseguiti dei sondaggi sia manuali che meccanici. Sono stati eseguiti circa 11 sondaggi manuali e 6 sondaggi meccanici a carotaggio continuo, che qui sono rappresentati con questi evidenziati in giallo. Dei 6 sondaggi, 4 sono stati realizzati a Marina di Campo. Queste sono le stratigrafie, uno a Magazzini e un altro a San Giovanni. Purtroppo è venuta un po' male la diapositiva, non so perché. Sì. E
Su tutti i campioni prelevati in sondaggio, sia manuale che meccanico, sono state effettuate una cinquantina di analisi sedimentologiche presso il laboratorio di meccanica delle terre e delle rocce di Castel Romano dell'ISPRA, e datazioni radiometriche mediante la tecnica AMS, sono state effettuate anche analisi micro e macro paleontologiche e analisi polliniche. E molto interessante si è rivelato il sondaggio S2 alle spalle dell'abitato di Marina di Campo. Questa è la stratigrafia e qui ho riportato le varie curve granulometriche che mostrano nella parte più bassa del sondaggio depositi sabbioso-limosi e limi con sabbia o argilla, a cui si intercalano questi livelli più scuri ghiaie grossolane. Nella parte più alta invece prevalgono le sabbie limose, e vi sono tre livelli di biocalcareniti molto fossilifere. E nella parte superiore invece abbiamo argille con limi sabbiosi. Le analisi granulometriche, insieme alle analisi paleontologiche, alle analisi sedimentologiche e polliniche, hanno permesso di distinguere almeno quattro ambienti deposizionali. Un ambiente prettamente fluviale, dove avevamo appunto questi corpi ghiaiosi che si alternavano a limi sabbiosi e sabbie limose, con ghiaie anche con granulometria inversa. Un ambiente più prettamente marino, con anche con questi tre livelli di biocalcareniti fossilifere, e un ambiente superiore lagunare salmastro, e per finire un ambiente lagunare di acqua dolce. Quindi diciamo siamo riusciti a ricostruire un po' i vari ambienti. E adesso vi parlo brevemente del foglio geomorfologico Montalto di Castro, che segue il foglio geologico omonimo che stiamo attualmente rilevando. E in particolare stiamo studiando la zona costiera della paleolaguna del lago di Burano. Siamo al confine tra Lazio e Toscana. E in quest'area, oltre a rilevamenti di superficie, sono stati eseguiti anche qui dei sondaggi. Sono stati eseguiti 12 sondaggi con un particolare carotatore. È un carotatore che abbiamo in dotazione, il nostro settore è in dotazione, e che ci permette di campionare fino a circa 10 metri di profondità. E possiamo anche prelevare con questo sistema in continuità delle sabbie sciolte, umide e sottofalda. È dotato di un motore energizzatore che si applica in testa, un campionatore, delle aste e un strumento, una bindella per l'estrazione. E mentre la particolarità è che mentre scendono le carote, vengono inglobate da una guaina contenitiva elastica, che non so se si vede, questa qui, che praticamente racchiude il campione e non lo fa fuoriuscire. E in questo modo si evitano anche gli attriti tra le aste e la carota stessa. Quindi viene fuori praticamente una carota continua per tutti i metri del sondaggio. Qui abbiamo 5 metri di carota, pochissimo disturbata. Tant'è vero che si individuano anche le strutture sedimentarie, laminazioni, eccetera. Queste sono è una foto delle varie di una carota del Burano 5 che è stata sottoposta a campionamenti per analisi polliniche ogni 5 cm. Questi sono dei cilindretti in PVC che abbiamo infisso nella carota, particolarmente sagomati.
Poi sono stati prelevati campioni per analisi paleontologiche, analisi e per le analisi granulometriche. Questi sono altri spezzoni di carota e questi in rosso sono indicate le parti campionate per le analisi granulometriche che potete vedere qui al lato. Cioè, i primi due campioni risalgono, cioè ricadono nelle sabbie, solo sabbie, mentre l'ultimo è un limo sabbioso, limo con sabbia. Sono stati poi effettuati anche istogrammi di frequenza, sono stati calcolati anche istogrammi di frequenza. Queste sono le stratigrafie preliminari dei sondaggi, appunto che derivano dalle analisi granulometriche e dalle analisi sedimentologiche di cui vi ho parlato prima. Attualmente sono stati realizzati anche quattro sondaggi a carotaggio continuo in queste quattro località in rosso, in collaborazione con il CNRS di Lione. E attualmente sono in fase di lavorazione e le analisi granulometriche ancora non l'abbiamo effettuato. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Ti ringrazio perché sei stato per tutti i tempi. E adesso ritorniamo, diciamo, a mare con il professor Chiocci, che ci parla, diciamo, di strategie di campionamento e analisi per la caratterizzazione tessiturale dei depositi di sabbie relitte a fine di rifacimento. Diciamo, un'altra delle tematiche molto importanti per, diciamo, in cui il ruolo della granulometria è un aspetto fondamentale. Esatto, grazie Elena. Sì, infatti quello di cui vi parlerò appunto sono un po' tematiche di cui sicuramente alcuni qui, specialmente anche, e anche in ISPRA, sono molto, molto esperti. E quindi non ha tanto a che vedere con la precisissima, diciamo, definizione della granulometria quanto con l'utilizzo che di questa viene fatto e anche con errori molto grossolani che possono essere fatti a volte e che per alcuni sono semplici ma per altri possono essere complessi, possono essere, diciamo, sottovalutati. Vabbè, il problema dell'erosione dei litorali diciamo, lo conosciamo tutti quanti, è un problema probabilmente insito nel nostro modello di sviluppo. Noi impediamo le frane, impediamo l'alterazione dei versanti e la conseguenza è che diciamo, i sistemi naturali non sono più alimentati e quindi buona parte dei nostri litorali sono in erosione e soprattutto per quello che riguarda i litorali sabbiosi, questi spesso sono fonte di economia, quindi devono essere comunque preservati e quindi vengono difesi da opere rigide che comportano uno stravolgimento, diciamo, profondo del litorale, specie in alcune parti, diciamo, della nostra nazione. In realtà una possibilità, diciamo, di alternativa rispetto alle difese rigide, che detto da geologo sono anche cose transitorie perché e non sostenibili in un tempo geologico medio lungo, nel senso che comunque spostano il problema dell'erosione nel tempo e nello spazio, nel senso che quello che proteggo oggi comunque causerà un deficit da qualche altra parte da un po' di tempo. E uno dei problemi, diciamo, una delle strategie che è stata individuata, diciamo, anche in Italia, prima era stata fatta altrove nel mondo, è quella del rifacimento dei litorali con depositi sabbiosi presenti in piattaforma continentale. Tuttavia questa strategia ha dei limiti evidenti. Il primo è che cioè ha dei vantaggi e dei limiti. I vantaggi, beh, sono elencati qua: i depositi sabbiosi in genere sono simili a quelli litorali, quindi presentano dei vantaggi rispetto a depositi di cava che magari possono essere di origine fluviale o di altre origini, quindi sono abbastanza compatibili dal punto di vista mineralogico e granulometrico. Il grande vantaggio che hanno rispetto ai depositi a terra è che i volumi possono essere giganteschi, quindi possono essere dell'ordine dei molti milioni, decine di milioni o addirittura centinaia di milioni di metri cubi e quindi da questo punto di vista possono rappresentare un elemento fondamentale per strategie anche di medio-lungo termine nello sviluppo e nella sostenibilità di utilizzo della risorsa coste da parte delle autorità pubbliche. Tuttavia questi depositi sono sicuramente una risorsa non rinnovabile e quindi il loro utilizzo dovrebbe essere oculato
e di certo non è pensabile poter intervenire ovunque per contrastare ovunque il problema dell'erosione costiera. Si avrebbero discorsi molto interessanti su quali tipi di litorali meritano di essere difesi con operazioni di rifacimento e quali no, perché è come svuotare l'acqua con un cucchiaino. E quindi vabbè, diciamo, questa è, diciamo, tanto per inquadrare il problema. Dove sono questi depositi? Fondamentalmente stanno in piattaforma continentale. Perché? Perché il clima, grosso modo, ogni 100.000 anni ha fatto scendere il livello del mare di 100 metri, quindi ha scoperto le piattaforme continentali, che poi sono state risommerse dal mare, e quindi questa transizione della linea di riva dal ciglio della piattaforma a 120 metri fino alle quote attuali ha prodotto le condizioni, non ovunque, non sempre, per la formazione di depositi sabbiosi che possano essere coltivati. Quindi queste sono, diciamo, delle stratigrafie della piattaforma continentale, qui mi sembra largo di Civitavecchia, qui a largo di Gaeta, in cui si vede come la piattaforma, tutte quante le formazioni vengono erose in fase di basso stazionamento con la formazione di una superficie di erosione molto netta. Al di sopra di questa ci sono questi depositi acusticamente trasparenti che sono le periti di piattaforma attuali, questi, ma spesso interposti tra le due ci sono questi piccoli depositi, questi arancioni segnati qua oppure qua sotto, che sono spesso dei litosomi di ambiente costiero che si sono formati durante la risalita e che possono essere coltivati perché non vanno a intaccare i sistemi litorali attuali in quanto sono a profondità non più compatibile con il modo ondoso. In realtà esistono diversi tipi di formazioni che comprendono depositi formatisi al ciglio durante i minimi ostatici, depositi formatisi dentro le valli in fase di risalita del livello del mare, spiagge vere e proprie in genere formatisi ai piedi di promontori o in situazioni morfologiche particolari, tutti quanti poi ricoperti appunto dalle periti di alto stazionamento, e quindi la difficoltà sta nell'andare a trovare zone in cui questi depositi affiorano e possono essere coltivati perché non coperti dai depositi peritici. Questo è un po', diciamo, una specie di schema: depositi di basso stazionamento, riempimenti di paleoalvei, cordoni litorali che si sono salvati dall'erosione durante la fase di risalita, di trasgressione del livello del mare o nell'ultimo ciclo oppure in cicli precedenti. Gli strumenti che si utilizzano sono quelli classici della geologia marina, che sono essenzialmente strumenti geofisici per l'individuazione dei depositi, e poi strumenti, diciamo, campionatori, in genere calotieri a vibrazione, per la raccolta di questi depositi. Quindi con la geofisica noi arriviamo alla definizione delle caratteristiche morfologiche, stratigrafiche, della posizione e anche della possibile cubatura di questi depositi di interesse. Però una volta che li abbiamo appunto individuati, caratterizzati e cubati, evidentemente dobbiamo passare alla fase di analisi. La fase di analisi appunto avviene attraverso lo studio essenzialmente di carotaggi di sedimento marino. Le carote vengono prima dell'apertura radiografate, poi vengono aperte, fotografate e campionate per essere sottoposte ad analisi sedimentologiche, che sono descritte qua. Se proprio avrete interesse possiamo entrare nel merito del tipo di analisi che facciamo. Noi fondamentalmente utilizziamo un granulometro laser. Va detto che, diciamo, abbiamo esperienza di confronto con, diciamo, delle nostre analisi con analisi fatte da altri laboratori, in cui spesso abbiamo riscontrato errori anche grossolani, quindi ripetendo analisi abbiamo visto c'erano delle cose, e questo aprirebbe, ritorneremo al discorso di questa mattina, dove in realtà molto spesso gli errori non sono nel dettaglio ma sono proprio nell'operatore stesso che fa errori proprio di tipo molto, molto grossolano. E, dopodiché appunto si tratta di prendere questi dati che ci vengono appunto con analisi che, se fatte bene, sono analisi che ci illustrano esattamente le caratteristiche granulometriche del nostro sedimento, e andarli a estrapolare al deposito che deve essere coltivato, perché la granulometria diventa il fattore principale, non esclusivo ma principale, nella compatibilità del sedimento che viene prelevato a mare rispetto a quello, cioè per capire che destino avrà una volta che sarà messo sulla costa. Quindi in questo caso avete delle carote, è una carota molto semplice, una parte peritica e una parte sabbiosa, e la correlazione quindi permette di estendere in teoria le caratteristiche di questa parte sabbiosa qui in giallo a un deposito sismicamente definito, che sarebbe questo deposito con climaformi progradanti. Non sono eolici perché qui c'è un'esagerazione verticale molto alta, quindi la pendenza reale in realtà è di 3-4 gradi. Così facendo riusciamo anche a fare, evidentemente, al di là della sismica che ci dà una caratteristica generale e geometrica del tipo di deposito, anche una correlazione fisica tra i carotaggi che tiene conto anche di piccole eterogeneità che non possono essere, diciamo, valutate dal punto di vista della sismica vera e propria.
E quindi, per esempio, questo è un esempio che viene dalla Toscana. Questi sono due terrazzi formatisi in due cicli differenti al ciglio della piattaforma continentale. Questo è un deposito formatosi ai piedi di una parofalesia, qui siamo a Capolinaro, successivamente diciamo, ricoperto da periti di alto stazionamento, un deposito abbastanza ben classato. Un deposito un po' meno ben classato perché è un deposito fluviale di riempimento di un paleoalveo, qui siamo a Montalto di Castro, questi profili sono stati fatti successivamente alla coltivazione del deposito che vedete testimoniata da queste asportazioni in questa zona. Qui siamo a Torvaianica, queste sono invece delle piccole dune formatesi con un livello del mare più basso in prossimità appunto del promontorio di Anzio Torvaianica, caratterizzate anche loro invece da un'estrema selezione dei sedimenti. In realtà poi tutto quanto questo deve essere dato a chi fa la decisione, a chi progetta l'intervento di dragaggio a fini di ripascimento, in qualche maniera sotto una forma che lui poi possa utilizzare. E per fare questo vengono individuate queste piccole aree che hanno queste sigle che in qualche maniera dovrebbero rappresentare i giacimenti sabbiosi che devono essere coltivati. In realtà la faccenda non è così semplice perché se dal punto di vista progettuale ci piacerebbe avere un deposito di sabbia fine, uno di sabbia media, uno di sabbia grossa e uno di ghiaia, la natura non ci ha accontentato e molto spesso crea delle situazioni stratigrafiche che possono essere anche estremamente diversificate. Qua ho messo tra i problemi la molteplicità dei depositi, quindi molto spesso in uno stesso giacimento posso avere diversi corpi e quindi che possono essere solo opposti tra di loro e molto spesso anche eterogenei al loro interno, quindi posso avere delle zone in cui le mie caratteristiche mi variano con gradualità o meno all'interno del deposito stesso. Quindi posso andare da questo che ho chiamato il caso migliore, che sono delle carote, qui mi sembra che sono esempi che vengono dalla Toscana, quindi siamo nella zona dell'Elba, quindi un caso con una sabbia sufficientemente omogenea sormontata da una copertura peritica, lo vedete qui nella sua rappresentazione di correlazione di stratigrafia tra le carote e qui vedete l'immagine sismica. E quindi in qualche maniera il dato che mi viene è facilmente estrapolabile dal punto di vista sismico a tutto il deposito che ho individuato sismicamente. Ad altri casi come questo, sempre dalla Toscana, quindi sempre siamo dalle parti di Massa, in cui vedete qui in rosso riportate le parti sabbiose, in blu le parti di sabbia fine, in blu le parti di sabbia grossolana o addirittura di giallo o addirittura ghiaia e in giallo le parti di pelite, in cui vedete una sovrapposizione di strati sabbiosi, sabbia fine, sabbia grossa e pelite che sono messi a causa dell'ambiente di sedimentazione in maniera estremamente amalgamata, in cui quindi la rappresentazione della stratigrafia fisica delle carote è estremamente complicata e anche la loro rappresentatività in termini di caratteristiche del deposito risultante è molto problematica. Da cui appunto, oppure altrimenti casi così e così, in cui posso avere una certa complessità stratigrafica, ritorniamo a Torvaianica, queste sono, Torvaianica sta in un promontorio, quindi la corrente costiera, quando a seconda di come cambia la morfologia costiera durante l'esercizio del livello del mare, forza o meno le correnti ad agire sul promontorio e quindi c'è una sovrapposizione di fasi di erosione e sedimentazione di depositi essenzialmente sotto l'azione delle correnti, che causa questa sovrapposizione di depositi diversi, però abbastanza omogenei all'interno di ogni deposito, quindi ho una molteplicità di depositi che però sono sufficientemente omogenei da poter essere ben caratterizzati. Questo è quello che succede in questa zona di piattaforma. E potrei andare avanti così con tutta questa complessità. Allora adesso a questo punto vorrei semplicemente farvi vedere come questa eterogeneità e questa difficoltà di tradurre la complessità geologica in un qualche cosa che possa essere utilizzato da chi poi dopo deve fare operazioni reali possa provocare inconvenienti anche importanti. Circa una decina di anni fa una società di dragaggio ha chiesto alla Regione Lazio una compensazione di 5 milioni di euro, dicasi 5 milioni di euro, perché secondo loro i depositi che loro avevano dragato erano molto più grossolani rispetto a quello che la Regione Lazio aveva caratterizzato sulla base di quello che gli ha detto l'Università di Roma, e quindi le draghe non erano riuscite a lavorare sufficientemente con la velocità dovuta e quindi per adempiere al contratto avevano dovuto metterci anziché 3 mesi, 5 mesi, e quindi quei 2 mesi in più su draghe che costano mi sembra 200.000 euro al giorno portava a queste cifre strepitose.
e quindi sono presentati con grandi specialisti di dragaggi, anche professori, diciamo, italiani, i quali hanno prodotto un documento in cui appunto affermavano che queste cose non tornavano. In realtà, diciamo, mettendoci a lavorare sui dati, ci siamo resi conto che ci sono diversi errori, che sono proprio quelli di cui vorrei parlare, perché sono proprio l'evidenza, diciamo, lampante di come a volte anche errori banali possono, dal punto di vista applicativo, portare ricadute che diventano gigantesche. Per esempio, il primo errore banale, che se lo dico a Maria Celia Magno, diciamo, si mette a ridere, è il fatto che se calcolo i miei parametri con i millimetri rispetto che con i fi, diciamo, le granometrie grossolane, che sono di, che ne so, mezzo millimetro, contano molto più quando vado a fare la media rispetto alle granometrie più fini, perché chiaramente mezzo millimetro sommato a 100 micron fa 600 micron, e la media è tutta quanta spostata verso il peso del mezzo millimetro. Quindi banalmente loro hanno utilizzato questo DMF, che è un diametro che si usa in idraulica da Furbore al 61, che praticamente calcola il decimo, il ventesimo, il trentesimo, il quarantesimo percentile diviso 9, misurati in millimetri però, e quindi gli venivano dei valori che erano enormemente, diciamo diversi rispetto a quelli che poi dopo realmente erano stati campionati. Altra cosa che avevano fatto è che, diciamo, anziché farsi un'analisi del sedimento dragato portato sulla spiaggia come media di tutte quante le classi granulometriche campionate nei diversi viaggi, avevano preso semplicemente questo DMF che gli veniva da ogni viaggio da draga e sommato insieme. Di nuovo gli venivano dei valori che erano completamente diversi, molto più grossolani rispetto a quelli che non erano. Terzo e ultimo problema era di nuovo nel fatto che chi fa operazioni di ingegneria, non voglio dire che, diciamo, il professore, che non era dell'Università di Roma, era un ingegnere, però, diciamo, in generale chi fa operazioni di ingegneria tende a semplificare le cose, ha bisogno, se volete, di semplificare le cose, e molto spesso fa delle assunzioni che non sono corrette. Ad esempio, in questo caso c'era una carota, questa C2, che è una carota di sabbia fine, aveva uno spessore massimo di 4,5 metri, qui vedete le isobate, e loro hanno attribuito questi 4,5 metri a questo poligono in azzurro, senza tener conto che in realtà all'interno di questo poligono c'erano delle zone in cui questo deposito di sabbie fini campionato dalla carota non era più presente, e anche che nelle zone dove era presente magari con 1 metro sotto andavano a finire dentro sabbie ghiaie, e quindi c'erano anche sedimenti più grossolani. Quindi questo qui per dire che le analisi granulometriche sono fondamentali, importantissime, ma molto spesso nelle operazioni, reali, nelle loro applicazioni, ci sono degli errori più generali in cui tutte quante queste devono essere. Ed è fondamentale, secondo me, che questa, diciamo, connessione tra gli aspetti della variabilità naturale e gli aspetti invece ingegneristici, che ha bisogno di lavorare con i numeri e quindi fare le operazioni, siano molto messi molto bene in evidenza. Quindi questo ci porta ad un'altra, e vado a concludere, ci porta anche ad, questi sono i valori che sono stati ricalcolati, ci porta anche ad un'altra considerazione, nel fatto che per esempio nel caso dei depositi che devono essere coltivati per operazioni di ripascimento, non solo c'è bisogno della caratterizzazione granulometrica e mineralogica di un deposito, ma anche in qualche maniera della sua sia variabilità naturale sia attendibilità in funzione di quanto è stato campionato. Cioè, quando si ha a che fare con un deposito complesso bisogna in qualche maniera dare un peso al campione che si fa. Quindi se io prendo la mia carota C2, quella lì di prima, e mi dà una certa caratteristica, quella certa caratteristica poi la devo estrapolare alla mia situazione stratigrafica tenendo presente tutto quanto questo. Questo ci ha portato in qualche maniera a ipotizzare, nelle varie discussioni che si hanno tra le persone che si occupano di ripascimento, di parlare di diversi tipi di potenzialità, che sono quelle, adesso le metto tutte quante insieme, che sono quelle, diciamo, sulla base delle quali il decisore fa delle politiche, che siano potenzialità che sono una generale, che è la massima possibile, che è quella derivata dalla sismica, una che è quella minima possibile, che è quella realmente verificata con carote su depositi che hanno caratteristiche omogenee, e poi un paio di altre che rappresentano, adesso non entriamo nei dettagli, ma che rappresentano degli stati intermedi, che sono quelli su cui si può far conto, perché la sismica e la geologia mi dice che il deposito è omogeneo, oppure su cui non posso far conto perché già so a priori che il deposito è eterogeneo e quindi che il dato pure granulometrico, magari anche al mezzo fi che ho ricavato, però è poco attendibile. Quindi, diciamo, di nuovo, come in tutte quante le cose, non è che non esistono soluzioni semplici, dipendono di volta in volta, questi erano, diciamo, le esperienze che abbiamo fatto
noi a Roma, e quindi quello che volevo farvi vedere. Conclusioni, no, questo riguarda appunto i dragaggi, quindi non lavorare su aree, quindi non pensare che quest'area è sabbia fine e quest'altra è sabbia grossolana, ma su unità tridimensionali che possono anche essere sovrapposte. Anche nel campione composito, questa è un'altra cosa importante, molto spesso pure nell'analisi delle carote abbiamo necessità, in funzione del tipo di utilizzo, di fare un tipo diverso di campionamento. Per esempio nelle carote, anziché campionare come si fa per scopi scientifici i singoli intervalli che sono differenti, prendere fisicamente un campione composito che sia rappresentativo reale sia delle differenze che vedo ma anche delle differenze che non vedo, quindi anche una strategia di campionamento in funzione dell'utilizzo che poi verrà fatto, perché poi la draga non campionerà la prima, la seconda o la terza unità, ma prenderà tutto quanto insieme. Oltre alla cronometria, parametri spaziali, quantificare anche l'omogeneità o disomogeneità del deposito e gerarchizzare i corpi su più livelli interpretativi, come vi ho fatto vedere in precedenza. Grazie per l'attenzione. Come facciamo? Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie, devo essere vaga. Buon pomeriggio a tutti. In questo intervento si parlerà dell'importanza dell'analisi granulometrica e quindi della granulometria in generale in rapporto a un aspetto un po' diverso, che è quello proprio degli studi ambientali. Si farà riferimento a casi concreti, in particolare alle attività svolte ormai da più di 15 anni da ISPRA, prima ICRAM, nel caso specifico degli studi ambientali dei dragaggi per ripascimenti, dei dragaggi di sabbia relitta a fini di ripascimento. In questi studi sono stati raccolti dati nell'ambito della fase di caratterizzazione e di monitoraggio, sono stati indagati diversi parametri, quelli di cui si parlerà in questa presentazione sono quelli relativi alle caratteristiche dei sedimenti di fondo, in rapporto soprattutto alle caratteristiche, agli effetti indotti dal dragaggio sulla colonna d'acqua e sul popolamento bentonico. È chiaro per tutti perché la granulometria è fondamentale ai fini degli obiettivi progettuali di queste specifiche attività, perché è importante per definire un progetto di ripascimento o perché è importante per definire un progetto di dragaggio. Quello che cercheremo di vedere è perché è importante un'accurata indagine granulometrica per quello che riguarda gli effetti ambientali del dragaggio in merito agli effetti sulla qualità del sedimento, sulla colonna d'acqua e sul biota. Prima però di affrontare questo argomento volevo dedicare un paio di slide a due aspetti importanti. Non ci siamo messi d'accordo col professor Chiocci, ma vorrei dedicare due slide appunto al campionamento a fini ambientali e alle analisi di laboratorio della frazione fine. Noi lavoriamo sui depositi relitti sfruttati a fini di ripascimento, abbiamo visto che possono essere coperti da una coltre pelidica di deposizione attuale oppure possono essere affioranti sul fondo del mare. Questo ci dice la geologia marina. In realtà ce lo dice tramite il carotaggio, ma il carotaggio è un metodo di indagine che per sua stessa natura non legge i primi 10-15 cm di sedimento, che sono invece proprio quei centimetri di sedimento che sono più importanti ai fini della contaminazione, ai fini dell'insediamento degli organismi bentonici e per capire poi quello che succederà in termini di mobilità del sedimento quando il sedimento verrà disturbato dal dragaggio. Quindi la prima cosa è considerare che lo scopo di un'indagine ambientale è indagare lo strato più superficiale di sedimento. Talvolta noi non possiamo utilizzare le informazioni che ci derivano dagli studi geologici proprio perché perdono questo livello superficiale e gli strumenti di campionamento quindi devono essere adeguati. Lo strumento migliore per tener conto di che cosa succede nei primi centimetri di sedimento è senza dubbio il box scorer. Parliamo adesso delle analisi di laboratorio sulla frazione fine. Facciamo un caso reale, deposito a largo di Torvaianica, deposito sepolto con copertura pelitica,
Il dragaggio ha esposto nelle stazioni dragate la sabbia sottostante. Sono state fatte una campagna di caratterizzazione e 3 campagne di monitoraggio. Prima del dragaggio era presente argilla siltosa e il fondo era abbastanza omogeneo. Dopo 5 mesi nelle stazioni dragate è stato notato un grosso incremento di sabbia, non sono state notate differenze rilevanti nelle altre stazioni, cosa che abbiamo verificato non solo dalle sole indagini granulometriche, ma da tutto l'altro studio dei parametri ambientali. Andando a vedere più in dettaglio però cosa sappiamo, che nel primo e nel secondo monitoraggio l'indagine della frazione fine è stata fatta col granulometro laser, mentre nelle altre è stato usato il sedigrafo. Siamo andati visto che avevamo questi dati, a giocare con questi dati e abbiamo confermato quello che peraltro ci dice la letteratura. Abbiamo visto che il sedigrafo legge meglio le frazioni granulometriche estreme, mentre il granulometro laser legge meglio quelle intermedie. Ma questo che cosa poi comporta? Comporta che abbiamo uno spostamento in termini di classificazione e anche una variazione di quei parametri statistici che tengono conto delle code della distribuzione. Il che significa che è molto importante quando si fa qualsiasi studio, oserei dire, però quando dobbiamo interpretare dei dati granulometrici anche a fini ambientali, anche se noi lavoriamo solo sull'elaborazione del dato, cercare un po' di conoscere qual è stata tutta la storia del dato, a partire da come è stato campionato, seguendo quindi le fasi di laboratorio fino all'interpretazione, perché altrimenti si rischia di fare delle interpretazioni sbagliate, di costruire dei castelli di sabbia che poi appunto vengono giù alla prima ondata. Allora, vediamo l'importanza della granulometria sulla qualità del sedimento. La granulometria dà informazioni importanti per la lettura delle analisi chimiche e quindi sulla possibile contaminazione. Devo però sapere qualcosa di più che sapere se si tratta di sabbia o pelite. Devo andare a indagare in particolare quale frazione fine ho, se prevale il silto o l'argilla, e questo per le caratteristiche proprie dei minerali argillosi. Si tratta di minerali a struttura complessa, alternanza di strati OT, e sono caratterizzati da elevata area superficiale, capacità di assorbimento ed elevata capacità di assorbimento e scambio ionico. Questo si traduce nel fatto che il sedimento fine, soprattutto il sedimento argilloso, è in grado di intrappolare contaminanti che possono venire, in caso di movimentazione, rilasciati nella colonna d'acqua. Un altro aspetto: l'importanza della granulometria per studiare gli effetti sulla colonna d'acqua. Sappiamo che quando c'è un dragaggio uno degli effetti più rilevanti è l'immissione in sospensione di grandi quantità di sedimento. Si genera una plume superficiale legata all'overflow e una plume di fondo legata all'attrito diretto della testa dragante sul fondo. Queste plume viaggiano abbastanza e in presenza di habitat e specie sensibili possa avere un impatto importante. Vediamo dei casi reali. Ancora la cava a largo di Torvaianica. In questo caso il deposito, cosa che non ho detto prima, era ricoperto da 2 metri di pelite. 2 metri siamo sul limite di accettabilità, diciamo di convenienza per la coltivazione. In questo caso il deposito è stato in qualche modo prima pulito dalla pelite che è stata sversata in un sito a largo in precedenza identificato. E le condizioni idrodinamiche ci dicono di una velocità al fondo di 20 cm al secondo abbastanza irregolare. Il dumping della pelite, insomma, dopo una serie di eventi è stato deciso di effettuarlo aprendo il fondo della draga e quindi facendo lo scarico in un unico blocco. Questo è risultato essere una buona soluzione perché dopo 13 minuti la torbidità torna a valori di bianco, non si sono formate plumi di torbida. Il dragaggio vero e proprio delle sabbie ha messo in evidenza ovviamente la formazione di una plume sia superficiali che di fondo, che hanno rivelato un'estensione di almeno 2 miglia nautiche. La plume è risultata composta, e qua veniamo a quello che ci interessa oggi in questo contesto, da silt molto fine e da materiale argilloso. Questo è un altro esempio, il dragaggio di una cava di sabbia relitte posta al largo di Civitanova Marche, quindi siamo in un contesto completamente diverso, siamo nel contesto adriatico in cui generalmente i depositi di sabbia relitte sono dichiarati affioranti. Noi avevamo delle indagini granulometriche che ci parlavano dell'80% di sabbia, ma avevamo anche un popolamento infangato, questo i dati in fase di caratterizzazione. In ogni caso abbiamo avuto anche in questo caso la formazione di plume superficiali e di fondo,
che hanno rivelato un'estensione minore, massimo 2 km la superficiale, massimo 1 km quella di fondo. In ogni caso la plume anche questa volta è risultata essere composta da silte fine e da sedimento argilloso. Mettendo insieme tutti i dati relativi ai dragaggi che noi abbiamo seguito, insomma, nel corso degli anni, vediamo che al di là di tutta una serie di indicazioni su quelle che sono le caratteristiche di formazione e distribuzione della plume, quello che oggi ci interessa è che la sabbia e il silt grossolano sedimentano rapidamente, mentre la frazione più sottile, quindi silt fine e argilla, rimangono più a lungo in sospensione e alimentano la plume, sia quella superficiale che di fondo. Questo è estremamente interessante perché ci fa vedere come, così, se vogliamo provare a fare delle ipotesi di quella che sarà la formazione o l'importanza della plume che si genera durante un dragaggio, a questo punto a noi interessa quello che faceva vedere Maria, cioè tutta la distribuzione granulometrica, perché in questo caso la frazione che ci interessa non corrisponde esclusivamente all'argilla, ma va a prendere anche le frazioni più sottili del silt. Questo è un altro aspetto, è l'importanza della granulometria sul biota, in particolare sul benthos. Questa è la cava al largo di Montalto, che è stata dragata 3 volte, la prima volta con una draga stazionaria e successivamente con una draga semovente. Focalizziamo l'attenzione su 2 stazioni, la stazione 5 e la stazione 6. I diagrammi riportano il numero di individui listogramma e la linea al numero di specie. C'è stata la defaunazione all'atto del dragaggio. Quello che notiamo è che subito dopo il dragaggio si nota un incremento di sabbia molto forte alla stazione 5, un po' meno forte alla stazione 6. La stazione 6 è una stazione che è stata dragata nell'ultimo dragaggio. Che cosa notiamo dal punto di vista del popolamento bentonico? Che dopo il dragaggio compaiono le specie pioniere di fondi defaunati, in particolare il Polichete terebellides estroemi e il mollusco Corbula gibba. Successivamente, nell'ultimo monitoraggio, quindi circa un anno dopo, se ricordo bene, secondo di più, compaiono anche delle specie sabulicole, specie che prima non erano presenti, perché in questo caso il dragaggio ha esposto i livelli sabbiosi sottostanti. Quindi per vedere qual è l'impatto delle variazioni granulometriche sul benthos, abbiamo, diciamo, 2 grosse situazioni. Il deposito può essere relitto può essere sepolto affiorante, ma se comunque il sedimento superficiale rimane invariato, quello che noteremo è un incremento di individui e specie qualche mese dopo il dragaggio, soprattutto per l'avvento iniziale delle specie pioniere che colonizzano i substrati defaunati. Nell'altro caso invece noteremo un incremento dovuto non solo alle specie pioniere, ma anche all'avvento di nuovi individui che prima non erano presenti nella composizione del popolamento, perché quello che abbiamo visto nei dragaggi effettuati, negli studi ambientali legati al dragaggio di sabbie relitte, è che la comunità torna a recuperare in tempi abbastanza brevi, entro 2 anni in Tirreno, dove per recuperare si intende che gli indici ecologici hanno recuperato i propri valori, non che la comunità non sia cambiata. Infatti, laddove il dragaggio ha determinato una variazione nella natura del fondo, effettivamente si assiste a una variazione della composizione specifica delle comunità. Adesso cambiamo ambito e andiamo al ripascimento. Che succede quando c'è un ripascimento? Anche nel caso di un intervento correttamente seguito, abbiamo subito dopo un sedimento molto mobile, la torbidità si esaurisce entro poche ore, la maggior parte del sedimento deposita entro pochi metri dalle condotte di scarico, ovviamente elevata torbidità. Ma questo è un ambiente comunque caratterizzato da elevata torbidità, da una grossa mobilità del sedimento. Quello che potrebbe giocare, diciamo, a svantaggio è il fatto che la durata della torbidità e la mobilità del sedimento potrebbe essere un po' troppo lunga e in questo senso produrre un impatto sulle specie sensibili. Ovviamente se il sedimento utilizzato non è adeguato aumenta la torbidità, aumenta l'instabilità del fondo e così via. Purtroppo il sedimento potrebbe non essere adeguato perché la sabbia non si acquista al supermercato e si sceglie il tipo. Abbiamo visto prima che un deposito che si usa per ripascimento può essere molto eterogeneo, per cui comunque possiamo anche avere delle variazioni che vengono fuori man mano. Comunque per intervenire su questo bisogna comunque limitare l'afflusso di sedimento fine sulla spiaggia. Operativamente ci sono regioni che sono intervenute
con delle delibere regionali in cui hanno stabilito quindi per norma quali sono i limiti di pedite per le spiagge in funzione se si tratta di spiagge sensibili, cioè caratterizzate dalla presenza di habitat e specie sensibili, oppure altre regioni che hanno deciso di mettere questo limite nei capitolati tecnici relativi al dragaggio. Vediamo l'ultimo aspetto, l'effetto della variazione della granulometria, l'importanza della granulometria sulla ricolonizzazione dei fondi sottoposti a rivascimento. Utilizzare un sedimento di granulometria idonea può favorire la presenza di specie storicamente presenti e salvaguardare anche specie sensibili o di interesse commerciale. Il Donax trunculus e la tellina è una specie litorale che vive nella zona intertidale delle spiagge mediterranee ed è oggetto di pesca professionale. Ed è soprattutto un organismo sensibile alle variazioni granulometriche, soprattutto durante alcune fasi del suo ciclo vitale, in particolare durante la fase di reclutamento, cioè di insediamento del ciclo delle larve al substrato. Questo è un caso in cui sono state indagate 5 spiagge sottoposte di rivascimento e 2 di controllo. Nei siti di controllo vediamo che il reclutamento che avviene generalmente nella fase estiva, ma che diciamo il cui periodo può comunque variare da sito a sito, c'è sempre stato, la tellina è presente più o meno insomma tutto l'anno compatibilmente con quello che è il suo ciclo biologico. Il sedimento è molto stabile, presenta un diametro compreso fra 1,5 e 2 fi ed è ben classato. Andiamo a vedere cosa è successo nei siti sottoposti a rivascimento. C'è stato un reclutamento molto evidente nel sito di Focene, un po' meno ad Ostia, comunque la tellina che prima era assente è comunque ritornata e vediamo che in questo caso abbiamo un sedimento leggermente più diverso con una granulometria compresa fra 2 e 2,5 fi. Andiamo a vedere che dalle indagini che sono state svolte questa granulometria sembra quella essere preferita dal Donax trunculus. Per cui che cosa abbiamo visto? Che è strettamente correlato al tipo di sedimento, che la granulometria deve essere idonea, naturalmente la linea di costa deve essere stabile nel tempo e soprattutto il rivascimento deve essere effettuato un po' prima del reclutamento e anche un po' prima tale che il sedimento torni ad avere una sua stabilità, una sua maggior densità, altrimenti se il sedimento è molto mobile potrebbero esserci anche dei problemi proprio per l'insediamento dell'animale al fondo. Quindi per salvaguardare la tellina non basta dire sabbia, ma bisogna avere una sabbia da medio a fine ben classata. A questo punto penso sia chiaro il senso del titolo, si fa presto a dire sabbia, non basta dire questo per il campionamento dei sedimenti superficiali, dobbiamo andare ad analizzare con accuratezza la frazione fine, dobbiamo conoscere bene tutta la distribuzione granulometrica del sedimento se vogliamo provare a fare delle ipotesi e della plundi torbida soprattutto in presenza di habitat sensibili e ovviamente è molto importante per quello che riguarda la ricolonizzazione sia dei fondi dragati sia delle spiagge oggetto di rivascimento e quindi è importante e fondamentale crediamo, riconoscere il ruolo e il significato delle analisi granulometriche anche negli studi ambientali. Fine. Bravissime il pomeriggio. E passiamo adesso ad un altro aspetto relativo sempre alle analisi granulometriche, che è le analisi granulometriche in relazione alle indagini geofisiche e ce ne parla il dottor De Falco del CNR Cristallo. Benissimo, questa sì. All'altro, ok. Allora, normalmente abbiamo visto insomma, dalla presentazione del professor Chioci come ci sia l'esigenza di ricostruire anche la geometria dei corpi sedimentari, quindi facciamo delle analisi molto dettagliate, poi in realtà dobbiamo estendere o a livello spaziale o in profondità la geometria di questi corpi. E qui ci viene in aiuto la geofisica. Oggi cercherò di far vedere alcuni esempi che sono tratti essenzialmente da rilievi che abbiamo fatto in Sardegna occidentale su come possiamo coniugare in particolar modo il backscatter del dato multibeam con le caratteristiche granulometriche sedimenti per fare delle mappature di distribuzione dei sedimenti. Oggi disponiamo di una elevata copertura di dati multibeam a livello nazionale.
è associato al dato, che è un dato morfologico sostanzialmente, quindi ci dà la forma del fondomare, e vi è quasi sempre la disponibilità del dato di backscatter, quindi quel segnale acustico che in qualche modo viene riflesso dal fondo. E il fondale marino ha la capacità di assorbire o di riflettere questo segnale in funzione di due caratteristiche sostanzialmente: la rugosità del fondomare e il contrasto di impedenza acustica, che dipende in larga parte dalla granulometria. Per cui questo dato viene utilizzato per fare queste operazioni, diciamo, per inferire, per capire qual è la distribuzione granulometrica in funzione della variabilità del dato acustico sul fondomare. Un altro dato un pochettino più raffinato è la variazione di questa risposta acustica lungo diciamo la linea di acquisizione del dato multibeam. Il multibeam funziona come un sonar che acquisisce lungo una fascia, e quindi la variazione in funzione dell'angolo di incidenza è un'altra, ci dà una curva le cui caratteristiche dipendono anch'esse dal tipo di sedimento presente sul fondomare. E da ormai più di 15 anni questi dati, questi studi vengono effettuati, da quando sono disponibili queste tecnologie, per fare sia mappatura dei sedimenti che mappatura degli habitat. Si è effettuata la correlazione tra granulometria e backscatter, tra rugosità e backscatter su sedimenti grossolani, su sedimenti fini, ma si sono anche effettuate correlazioni con il tipo di habitat presenti, distribuzione di praterie di fanerogame piuttosto che di altri tipi di habitat. Allora, lo schema concettuale che normalmente utilizziamo per fare queste valutazioni prevede appunto l'acquisizione del dato geofisico, la restituzione della batimetria e del backscatter, e l'identificazione delle diverse patch acustiche. Quindi si fa prima una mappatura acustica, all'interno delle patch si vanno a fare le verità mare, che sono campionamenti effettuati con Benna, Boxcorer, oppure con ispezioni diving o con dei ROV, per esempio. I sedimenti, nel caso degli habitat chiaramente, nel caso dei sedimenti bisogna effettuare proprio il campionamento, si fa l'analisi granulometrica, dopodiché si fanno delle correlazioni statistiche tra dati acustici e dati granulometrici, utilizzando statistiche multivariate come l'analisi fattoriale o la cluster e così via, per ottenere una mappa del fondale. Allora, vediamo un esempio concreto: Golfo di Oristano. Quest'area è l'area su cui abbiamo lavorato. In questo caso erano presenti anche aree colonizzate a posidonia oceanica, quindi un fondale misto di sedimenti e di fanerogame. Questo è il dato batimetrico, quindi sono presenti anche delle morfologie. Queste sono delle paleospiagge, l'area con numero 2 è un'area coralligena. E questo è il dato di backscatter ottenuto dal dato multibeam, e i pallini indicano appunto i diversi campioni che sono stati prelevati a fondomare o le verità a mare effettuate direttamente in immersione, nel caso per esempio della presenza di posidonia. Sui sedimenti salta subito facendo una correlazione tra la distribuzione granulometrica e l'intensità del backscatter, salta subito fuori che c'è una correlazione positiva con le granulometrie grossolane tra 1 e 8 mm ed è una correlazione inversa con le granulometrie fini, quindi una netta distinzione tra queste due classi granulometriche. La factor analysis, che comprende un'analisi un pochettino più raffinata e mette dentro tutte le variabili granulometriche e le variabili acustiche, ci consente di distinguere diverse facies sedimentologiche e acustiche, e quindi di distinguere sedimenti, sabbie fini, sabbie medie, diciamo, sabbie ghiaie e sabbie grossolane con ghiaia. Quindi già questi tre gruppi che sono distinguibili da queste tre misure. E il dato che è però interessante è che alla fine qui a sinistra abbiamo le sabbie ghiaiose, che hanno lo stesso segnale acustico della posidonia. Quindi questo sta a significare che mentre le altre due facce hanno un segnale significativamente diverso in base all'analisi statistica, questo sta a significare che comunque non esiste poi un metodo unico e univoco che ci consente con una misura di effettuare una mappatura completa, ma è un processo sempre interattivo che
ci deve portare a considerare diverse, diverse fonti di informazione. Nel caso della Posidonia, per esempio, utilizziamo l'analisi del terreno dei dam e questa ci dà un'informazione che ci permette di mappare la Posidonia stessa e quindi utilizzare un ulteriore fattore di distinzione per completare la mappatura. Lasciamo perdere la curva di incidenza e alla fine quello che si ottiene è una mappatura di questo tipo di classificazione del fondale nelle diverse facies acustiche e distribuzione degli habitat. Depositi sommersi e sedimenti. Questa è la banca dati che abbiamo utilizzato per fare la mappatura dei depositi sommersi in quest'area. Siamo sempre in Sardegna occidentale, Golfo di Oristano, e questi sono tutti i punti di campionamento su cui abbiamo raccolto le verità a mare. Anche qui avevamo i dam del multibeam e avevamo il dato del backscatter e avevamo anche la sismica da cui possiamo effettuare gli spessori. E questi dati li stiamo oltretutto rendendo pubblici in una banca dati online che abbiamo costruito nell'ambito del progetto Ritmare. Questa zona di piattaforma è abbastanza complessa, in rosa c'è la zona in cui c'è sono gli affioramenti rocciosi, quindi la piattaforma ha una piattaforma interna con del sedimento grossolano, una zona centrale degli affioramenti rocciosi con presenza di coni vulcanici o affioramenti di altro tipo, e in piattaforma esterna diciamo della sedimentazione un po' più fine. Pochissima perlite in piattaforma esterna, niente in piattaforma interna. Quindi praticamente tutti i reservoir in questo caso affiorano a fondo mare, sabbie, così come le ghiaie grossolane e i depositi di basso stazionamento. Questo è un 3D di una porzione di quest'area qui, in cui si vedono delle forme di fondo sottomarine e associata alla presenza di forme di fondo c'è un contrasto di composizione, un contrasto di backscatter acustico che ci indica un contrasto di composizione del sedimento. E effettivamente queste forme di fondo sono impostate su delle sabbie fini, sabbie medio fini, e invece la zona nera, che sono le zone grigio chiare, la zona nera è praticamente grigio scura, è la zona in cui sono presenti sedimenti molto grossolani che sono anche di composizione diversa. Quelli grossolani sono sedimenti quarzoso-feldspatici e le sabbie fini sono sedimenti carbonatici. Sempre l'analisi fattoriale sui dati granulometrici che ci consente di distinguere le facies, e qui sono sulla destra le curve granulometriche dei diversi campioni che abbiamo prelevato. E quindi abbiamo un sedimento formato da delle sabbie con un certo contenuto di fango, mediamente intorno al 24%, e poi delle sabbie molto ben classate, che sono sia fini che medie, e invece delle sabbie grossolane, ghiaiose, molto più eterogenee, che sono appunto quella parte col backscatter più elevato. E se andiamo a sovrapporre i puntini con la classificazione che è risultata fuori dalla statistica e quindi dall'analisi granulometrica fine di questi campioni con la carta del backscatter, quello che salta fuori è che sì, il sedimento fine al grossolano si distingue con la geofisica, però poi questi dettagli sulla variazione all'interno delle sabbie fini, tra le sabbie fangose, le sabbie medie e le sabbie fini, la geofisica praticamente non l'ha risolto, mentre un dettaglio che siamo riusciti a vedere è solo con analisi dettagliata delle granulometrie dei sedimenti. Chiaramente poi questo lavoro va completato, come abbiamo visto prima, con la sismica, che ci consente di rilevare gli spessori e di calcolare poi i volumi di questi depositi presenti a fondo mare. Lo stesso sistema, sempre l'uso della statistica multivariata, poi lo utilizziamo per fare la compatibilità, per valutare la compatibilità delle granulometrie dei depositi a fondo mare con le spiagge adiacenti. Per esempio nel caso dei sedimenti carbonatici, pur avendo una grande quantità di sedimenti carbonatici a mare, questi non hanno nessuna compatibilità con quelli delle spiagge attualmente presenti nella linea di costa adiacente. C'è un motivo molto semplice, perché i sedimenti carbonatici bioclastici, stiamo parlando di carbonati organogeni, derivano dagli ecosistemi che sono presenti nelle zone di mare adiacenti. Quelli di fondo mare sono molto elaborati, viceversa quelli delle spiagge
hanno fatto un percorso abbastanza breve per arrivare dalle quelle che si chiamano le factory carbonatiche fino alle spiagge, e di conseguenza sono poco elaborati. Quindi abbiamo una grande quantità di materiale biogenico a fondo mare, milioni di metri cubi, però non lo potremo certamente utilizzare per il ripascimento delle spiagge bioclastiche che si trovano nella zona adiacente. Viceversa, per quanto riguarda i sedimenti misti, quindi che hanno una composizione mista carbonatico e silicoclastica, ci sono dei sedimenti, delle zone che sono più in cui si ritrovano dei sedimenti compatibili dal punto di vista granulometrico, altre in cui no, non si ritrovano, sono per esempio le spiagge del Sinis, che hanno tipicamente una composizione bimodale, perché il loro sedimento deriva dalla mescolanza di due sorgenti differenti, un sedimento silicoclastico grossolano di composizione quarzosa feldspatica e una sabbia bioclastica più fine. E tipicamente abbiamo delle spiagge con dei sedimenti bimodali, che è abbastanza, una cosa abbastanza singolare. E lo stesso dicasi per i sedimenti silicoclastici, in cui invece anche in questo caso alcune spiagge, quelle in verde, hanno delle compatibilità e altre no. Riprendo un pochettino lo slogan che ho detto prima, si fa presto dire sabbia, era involontario, però ci sta bene, perché qui ho fatto vedere un confronto tra, sempre sugli stessi campioni, noi in passato abbiamo utilizzato la tecnica di separare il campione a 63 micron, poi analizzare la frazione inferiore a 63 micron e la frazione tra 0,5 e 63 micron con il laser Galai, che ha la possibilità di arrivare fino a 500 micron di analisi, appunto, e la parte superiore con i setacci. E quindi sulle sabbie fini, quindi in questo caso una sabbia che ha una moda intorno a 125 micron, il laser, questa è una caratteristica comune non solo al Galai, che è pure un laser particolare perché è basato sul time of transition, ma anche il laser a diffrazione, normalmente danno una curva granulometrica con una campana molto più ampia rispetto alla setacciatura. E in questo caso il risultato è che il campione analizzato con i setacci risulta una sabbia priva di fango, perché a 63 micron non passa niente. Quello analizzato con il laser è una sabbia fangosa, perché c'è un 10%, anzi un 15-20% in questo caso, di silt grossolano e silt medio. Questo è un dato, era un po' il senso della domanda che facevo stamattina, è un dato importante, poi nella classificazione di questo sedimento ci risulta non una sabbia ma una sabbia fangosa. E per cui probabilmente questo limite a 62 micron bisogna ragionarci dal punto di vista analitico e considerare che una volta che con il setaccio passa una certa frazione, quella è la frazione di fango presente in quel sedimento, e poi le altre analisi verranno fatte, insomma, daranno il risultato che daranno. Però è una incongruenza importante, perché poi per esempio anche a livello di classificazione del sedimento, questo è un limite appunto importante dal punto di vista sedimentologico, risulta fuori, saltare fuori una discrepanza. Quindi in sostanza, in conclusione, quello che posso dire è che tradurre poi il dato granulometrico in informazione spaziale si può fare utilizzando chiaramente la geofisica, abbiamo visto che è una cosa che chiaramente si può fare, anche se poi il dettaglio della analisi granulometrica non può essere letto da un segnale geofisico assolutamente, e diciamo il lavoro di mappatura invece è un lavoro sicuramente interattivo che riguarda la classificazione del fondale, le analisi di verità a mare, per poi appunto riprendere la classificazione in base ai risultati che sono stati ottenuti da queste analisi. Vi ringrazio per l'attenzione.
Commissione vuole evidenziare il ruolo delle analisi granulometriche nella valutazione del grado di contaminazione che può avere un'area marina. Per noi è naturale, quando parliamo di caratterizzazione ambientale, per noi la caratterizzazione è chimica, fisico e biologico, per cui diciamo il termine chimico-fisico va sempre insieme, però spesso e volentieri diciamo questo non è così immediato. E questa presentazione vuole proprio diciamo evidenziare in diversi aspetti quanto questa analisi granulometrica invece supporti, integri il dato chimico. Vabbè, diciamo questa è una classica figura in cui diciamo si parla delle sorgenti di contaminazione e i vari percorsi che i contaminanti fanno per arrivare diciamo al mare, quindi attraverso appunto le ricadute, la volatilizzazione, però comunque direttamente o indirettamente arrivano al mare, siano esse diciamo in vicinanza di aree costiere, ma possono essere anche ben lontane dalle aree costiere. E i sedimenti hanno appunto una nell'ambiente marino, a seconda delle caratteristiche del contaminante, delle peculiarità del contaminante stesso o nel caso di metalli ed elementi, a seconda della forma in cui arriva o si trasforma nel tempo, si distribuiranno nei vari comparti, ma comunque i sedimenti tra tutte le varie matrici, quindi acqua, biota, sedimenti tra tutte, è quello che ha la funzione di archivio dei contaminanti, di magazzino dei contaminanti. E chiaramente, oltre che le caratteristiche del contaminante stesso, anche le caratteristiche del sedimento sono dei contaminanti stessi. Quindi conoscere in maniera dettagliata la composizione granulometrica di un sedimento permette di conoscere quindi la distribuzione della contaminazione e di conseguenza fare un'attenta e dettagliata valutazione su i potenziali impatti che si possono avere sull'ambiente marino. Per metalli ed elementi in tracce è importante conoscere appunto la granulometria di un sedimento, perché laddove c'è un'eterogenicità dal punto di vista granulometrico, a concentrazioni diverse non corrisponde diciamo una contaminazione maggiore, ma potrebbe essere solo dovuta appunto alla diciamo distribuzione di questi metalli nelle frazioni più fine. Quindi è necessario normalizzare queste concentrazioni per evitare di fare delle conclusioni errate, quindi per discriminare l'effettivo contributo antropico. E, diciamo, questi aspetti che sono stati accennati adesso li vediamo calati in un esempio abbastanza eclatante, che è quello di Bagnoli. Bagnoli chiaramente è sinonimo di centro siderurgico, quindi uno immagina subito un impatto antropico di una certa entità. Però diciamo che pure dal punto di vista naturale non è che la situazione era molto più tranquilla, perché Bagnoli si trova in una zona appunto, in un sistema vulcanico dei Campi Flegrei, quindi una zona vulcanica diciamo abbastanza attiva, e diciamo in una zona dove la morfologia diciamo è abbastanza articolata, proprio perché diciamo ha subito delle variazioni ad opera appunto di questo sistema vulcanico. I sedimenti risentono anche della circolazione costiera, perché questo rimuove i sedimenti più fini, i sedimenti superficiali, può diciamo portare dei contaminanti. E diciamo questa zona il Golfo di Pozzuoli, dove si trova appunto Bagnoli, risente dell'influenza sia degli apporti fluviali del Volturno, che conosciamo abbastanza bene, sia delle acque provenienti dal porto di Napoli, quindi diciamo
non manca nulla. I fondali sono caratterizzati da sedimenti sabbiosi, chiaramente di natura vulcanica e medio o grossolani. Questo è un aspetto importante perché diciamo, la presenza dell'impianto siderurgico è riuscito, diciamo, a influenzare addirittura la composizione granulometrica dei sedimenti stessi. E, l'impianto siderurgico è stato costruito ai primi del Novecento. Nel 1910 ha iniziato la sua produzione. Qui si riportano alcune date significative in funzione dell'impatto che si è avuto sull'ambiente marino. Quindi nel 1910 sono iniziate le attività, nel 30 talmente era aumentata la produzione che si richiedeva un approvvigionamento delle materie grezze sempre più elevato, per cui sono stati costruiti due pontili per lo scarico e il carico dei materiali. Nel 1935 è stato fatto un collegamento artificiale con l'isola di Nisida, che chiaramente prima era diciamo staccata, e quindi c'era un sistema di correnti diversi a quello che chiaramente è accaduto chiudendo un'area e quindi creando una zona di calma, una zona più isolata. Poi c'è stata l'interruzione della Seconda Guerra Mondiale, poi negli anni 60, siccome c'era bisogno di spazio per costruire ulteriori capannoni, ulteriori edifici, tra i due pontili diciamo è stato riempito lo spazio fra i due pontili lungo la costa con terreni di risulta, quindi terreni ricchi di scorie, di residui di lavorazione. E infine nel 90 c'è stata la chiusura. Tutto questo che cosa ha comportato? Ha comportato una variazione della linea di costa non indifferente. In blu è evidenziata la costa originaria, quindi si vede che praticamente nulla era più come prima, per cui abbiamo una differenza nella circolazione, perché chiaramente la presenza dei pontili e la chiusura con Nisida ha creato un cambiamento delle correnti, una variazione di batimetria e di morfologia dei fondali, perché con il carico e scarico delle merci chiaramente era talmente tanto il materiale che cadeva sui fondali che ha avuto come effetto quello proprio della variazione batimetrica. In più, diciamo, la costruzione di una colmata con materiale di risulta ha praticamente aumentato la contaminazione che già veniva da terra. E, chiaramente, diciamo, un impianto siderurgico ha come sorgenti di contaminazione i fumi, i residui degli altri forni, le loppe e tutto il resto. Tutto questo si trova nei suoli, quindi diciamo elementi di questo materiale che sono principalmente metalli come piombo, zinco, cadmio, rame, ferro e diciamo anche idrocarburi che derivano da tutte le altre, cioè la parte energetica delle lavorazioni. Tutti questi contaminanti si ritrovano nei suoli, nelle acque di falda e chiaramente si ritrovano pure nei fondali marini. Sono state eseguite diverse indagini, diciamo questa è una delle aree più dettagliatamente, più esaurientemente caratterizzate tra diciamo, i tratti di costa. Ci sono state una caratterizzazione nel 1999, una nel 2000 e una nel 2004. Chiaramente queste sono state indagini eseguite dall'allora ICRAM. Quella del 2004 è stata eseguita in collaborazione con la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. E queste caratterizzazioni chiaramente sono l'uno il completamento dell'altro, quindi la prima
aveva focalizzato la sua attenzione davanti e lateralmente alla colmata, aveva caratterizzato sia gli arenili che i fondali attraverso dei campionamenti superficiali e subsuperficiali. Le altre due caratterizzazioni sono state più fitte, quindi di maggiore dettaglio, e hanno, diciamo, esteso la caratterizzazione anche nella zona di Coroglio a nord di Bagnoli e nella zona più vicino Nisida. Oltre ai sedimenti sono state analizzate la colonna d'acqua e gli organismi, in particolare i mitili. Tutte le matrici hanno dato diciamo come risultato la presenza più o meno massiccia di piombo, zinco, rame, ferro, mercurio, cadmio, e chiaramente diciamo dimostrando un gradiente di concentrazioni che va a diminuire man mano che ci si allontana dall'impianto. In tutte le campagne sono state eseguite fin dal 1999 anche disagi ecotossicologici che dimostravano, diciamo, un certo grado di tossicità, e le indagini sul biaccumulo nei mitili dimostravano una tendenza al biaccumulo sia per i metalli che per l'ita. Questa, diciamo, è la caratterizzazione generale e completa. Però successivamente questo è la descrizione dal punto di vista chimico e biologico, ecotossicologico. Per quanto riguarda la granulometria ha dimostrato una forte alterazione dei fondali di fronte alla colmata, e questo aspetto appunto adesso lo vediamo in maggiore dettaglio. Come è stato detto nella descrizione iniziale, la fascia più vicino costa di questa zona orientale del Golfo di Pozzuoli è caratterizzata appunto da sabbie da fine a grossolane, e diciamo lo vediamo in questa fascia marrone scuro, con un'unica interruzione, l'unica interruzione che è proprio la zona di fronte alla colmata tra i due pontili, in cui lì abbiamo una frazione granulometrica che è sabbiosa pelitica, per cui c'è una percentuale di pelite diciamo non trascurabile, quindi si vede chiaramente questa macchia ruggine che interrompe una situazione abbastanza omogenea. Le immagini da microscopio rendono ancora meglio proprio la differenza appunto fra queste sabbie grossolane con le sabbie pelitiche, quindi le dimensioni sono ben evidenti da queste immagini. E, allontanandosi dalla costa, diciamo questo è un discorso naturale, più ci si allontana più la frazione pelitica è predominante, come si vede appunto nella zona di questo rosa chiaro, e l'immagine pure al microscopio ci aiuta, mentre invece nella zona dell'isola di Nisida è preponderante la parte, la frazione ghiaiosa, questo anche per, diciamo, motivi naturali non legati alla presenza dell'impianto. Facendo sempre, zoomando sempre di più in questa situazione, andiamo a vedere questa alterazione dei fondali marini in che consiste. Quindi dal punto di vista tessiturale si vede chiaramente che nell'immagine in alto a destra, quella che descrive l'andamento della sabbia, si vede proprio una forte diminuzione tra i due pontili, e specularmente si vede appunto invece l'aumento da parte della pelite. Ma se andiamo a vedere invece l'immagine, quella che ci descrive il contenuto in granuli metallici, quindi il contenuto in qualcosa che non è naturale ma è quello che con gli anni è arrivato sui fondali, sia per l'attività di carico e scarico sui pontili sia per le attività industriali, si vede chiaramente, passando diciamo dall'azzurro al giallo, si vede chiaramente il gradiente
che diminuisce man mano che ci si allontana sia di fronte sia lateralmente ai pontili. Quindi il contenuto, quindi diciamo buona parte di quello che si trova di fronte alla colmata, oltre diciamo ad essere diverso rispetto al resto dell'area, perché è una frazione pelidica diciamo presente in una certa entità rispetto a una zona diciamo interamente di sabbia, c'è anche una presenza di qualcosa di estraneo. E, focalizzando ancora di più e facendo appunto una analisi diciamo al microscopio, si è riusciti a distinguere quali sono diciamo i frammenti d'origine vulcanica e i minerali, che sono le prime due immagini al microscopio, e le freccette gialle e rosse ci aiutano appunto a riconoscere, rispetto a i frammenti invece di carbone, delle scorie, dei residui di lavorazione che si hanno nelle due immagini sottostanti, indicate appunto con le freccette arancione e verde. Quindi proprio attraverso questa analisi al microscopio si è ricondotto diciamo la composizione di questo sedimento alla diciamo all'attività antropica che si è svolta in questa area. Diciamo dal punto di vista invece della componente organica è abbastanza scarsa, è presente solo qualche frammento di mollusco. E successivamente a questa caratterizzazione ci sono stati degli approfondimenti ulteriori. Praticamente si è cercato di dettagliare ancora meglio lo spessore di sedimento, quindi sono state prelevate tre carote in tre aree diverse, diciamo andando da nord verso sud. La prima, la BA95, è una carota diciamo molto lontana dall'impianto, quindi non dovrebbe averne risentito più di tanto degli effetti. La BA39, che è la carota invece che è stata prelevata proprio nell'area di fronte alla colmata, e poi la BA78, che è diciamo rappresentativa dell'area a sud vicino all'isola di Nisida. Queste carote, che vanno dai 3,70 m ai 5 m, sono state sezionate in maniera dettagliata ogni 2 cm, e su questi spessori sono stati determinati, chiaramente l'analisi granulometrica è stata fatta, l'osservazione al microscopio che dicevamo prima, e la delineazione dei metalli e degli idrocarburi policiclici aromatici, sia perché diciamo questi idrocarburi sono stati trovati a concentrazioni significative, sia perché possono essere legati, essendo legati all'attività dell'acciaieria, ci possono aiutare nella eventuale ricostruzione storica di queste concentrazioni che troviamo. Allora, qui si riporta l'andamento delle percentuali granulometriche rispetto alla profondità della carota. Quindi le tre carote prese in tre aree diverse hanno tre andamenti completamente diversi tra loro. La prima carota, quella che è la più distante dall'impianto, la prima, la BA95, chiaramente è molto omogenea, quindi diciamo per tutta la lunghezza della carota abbiamo una prevalenza della frazione sabbiosa e una percentuale di ghiaia, la frazione pelidica diciamo si vede aumentare solo negli strati più profondi. L'altra carota, la BA78, quella presa vicino Nisida, ha praticamente nei primi 2 metri una situazione di prevalenza della frazione sabbiosa, e dopo i 2 metri
e invece diciamo c'è un aumento anche della frazione pelidica, però diciamo questo è un andamento molto naturale di quello che diciamo una deposizione naturale rispetto a quello che vediamo. La situazione diciamo un po' più ingarbugliata ce l'abbiamo proprio nella carota presa davanti alla colmata, in cui nei primi 60 centimetri abbiamo una prevalenza significativa di pelite, e per poi diciamo lasciare la prevalenza alla frazione sabbiosa. Diciamo che dopo il primo metro in qualche maniera l'andamento delle frazioni granulometriche assomigliano all'andamento che abbiamo visto per la carota, quella più lontana dall'impianto. L'analisi chimica di queste carote in questa tabella appunto si riportano le concentrazioni delle analisi chimiche e dei metalli e degli idrocarburi policiclici aromatici. Per avere un termine di riferimento è stato scelto il valore medio delle argilliti e diciamo in grassetto sono riportati a grandi linee quelle concentrazioni che superano queste medie globali dei metalli che vengono trovate nelle argilliti. Allora, il primo dato che salta agli occhi è quello dell'arsenico, in cui praticamente abbiamo delle concentrazioni elevate in tutte e tre le aree e in quasi tutti i campioni. La presenza dell'arsenico in quest'area è dovuta alle risorgenze idrotermali, quindi diciamo è un discorso di origine appunto legato alle caratteristiche dell'area e non legato all'attività dell'acciaieria, mentre invece diciamo gli elementi che più di ogni altro diciamo presentano concentrazioni elevate e le presentano in tutte e tre le carote sono il piombo, lo zinco e concentrazioni elevate solo nella carota di fronte alla colmata si hanno per il rame, per il cadmio, per il vanadio, così. Diciamo questi dati che noi abbiamo indicano chiaramente una zona di contaminazione diciamo circoscritta all'area di colmata, però presente anche in altre aree. Il discorso che è stato fatto all'inizio, cioè vedere come la frazione granulometrica possa influenzare anche la concentrazione dei metalli ed elementi in tracce ci in qualche maniera permette appunto di discriminare il contributo naturale da quello antropico presente in un sedimento. In un caso come questo, in cui abbiamo una carota sufficientemente lunga da avere anche delle concentrazioni di metalli ed elementi in tracce prima dell'impatto antropico, possiamo avere delle concentrazioni che sono caratteristiche dell'area, quindi concentrazioni di background. A questo punto è possibile avere un fattore di arricchimento della concentrazione del contaminante normalizzato rispetto alla granulometria, cioè abbiamo un dato in cui l'influenza della frazione granulometrica viene completamente eliminato. Per far questo appunto si applica questa formula del fattore di arricchimento in cui la concentrazione del metallo viene divisa per la concentrazione di un elemento normalizzatore, in questo caso l'alluminio, perché appunto quello che noi vogliamo togliere è l'influenza della frazione più fine, dove al quale appunto l'alluminio è legato. Quindi diciamo applicandolo ai risultati che abbiamo della caratterizzazione della carota
più significativa, quindi la carota, quella di fronte alla colmata, otteniamo queste curve in cui il fattore di arricchimento più elevato è presente nel caso del cadmio, che era diciamo, l'elemento che abbiamo visto era più, diciamo, raggiungeva le concentrazioni più elevate nella carota 39 e degli altri elementi che sono appunto il piombo, il mercurio, lo zinco e il rame. È interessante notare che, diciamo, l'arricchimento di questi elementi lungo tutta la carota si concentra principalmente tra i 10 e i 40 centimetri, e quindi testimonia ulteriormente il contributo antropico di questi elementi. E, avendo, diciamo, a disposizione tutta una serie di dati che abbiamo finora diciamo, presentati, la parte granulometrica, le immagini prese al microscopio, le concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici, e, diciamo, ci possiamo lanciare a una ricostruzione storica, per cui abbiamo sulla sinistra l'andamento della percentuale della pelite della carota 39, in cui diciamo, i cambiamenti tessiturali che noi osserviamo possiamo in qualche maniera attribuirli alla costruzione dei manufatti industriali, quelli di cui noi conosciamo bene la data. Il grafico invece sulla destra, che riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, ci possono aiutare per in qualche maniera identificare, nel momento in cui si ha un aumento netto, l'inizio dell'attività dell'acciaieria, perché appunto la presenza di elevate concentrazioni di IVA sono collegabili appunto alle attività delle acciaierie. Per cui diciamo, confrontando questi due grafici con l'andamento del fattore di accumulo, possiamo in qualche maniera identificare, diciamo, partendo dal basso, quindi partendo dal tempo più remoto, intorno al metro, quando abbiamo diciamo, il primo aumento delle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici, possiamo in qualche maniera attribuire questo aumento all'inizio dell'attività dell'acciaieria, quindi intorno ai primi anni del Novecento, 910. D'altra parte, se noi andiamo a vedere l'aumento netto della pelite intorno ai 60 centimetri, possiamo, diciamo, far corrispondere questo aumento al 1930, quando sono stati costruiti due pontili, e quindi diciamo, è aumentata l'attività dell'impianto, perché l'abbiamo detto prima, i pontili sono stati costruiti proprio perché l'impianto doveva lavorare a pieno regime e quindi aumentare l'arrivo del materiale grezzo. E quindi circoscrivere il periodo di forte attività dell'impianto fino ad arrivare intorno ai 17 centimetri, in cui si vede una diminuzione drammatica di questo fattore di accumulo e corrisponde, diciamo, al 1990, quando l'impianto è stato chiuso. Quindi diciamo che il dato granulometrico associato al dato chimico permette appunto di avere una descrizione completa che il solo dato chimico appunto non potrebbe avere. Ecco. E come ultima slide, qui c'è un esempio di una serie di pubblicazioni scientifiche in cui diciamo, tutte queste questi studi sono stati riportati, e alcuni di questi riguardano anche, oltre l'aspetto chimico e l'aspetto fisico, anche l'aspetto diciamo, degli effetti che queste variazioni granulometriche, gli effetti dei contaminanti hanno sulle popolazioni bentoniche, appunto sui foraminiferi. Grazie.
domande su, diciamo, gli interventi che ci sono stati, diciamo, in questa seconda fase, che non vedete qualcuno che ha domande, curiosità, a parte il professor Chiocci che doveva andare via perché aveva lezione all'università, tutti gli altri relatori sono tutti disponibili a rispondere, immagino. Vieni qui che non si sente. Tutta la zona, la falda è comunque piena di mercurio per, diciamo, per motivi essenzialmente vulcanici. C'è per di più una grossa struttura oramai distrutta all'interno della piana di Bagnoli, che sarebbe il vulcano di Santa Teresa, che, i cui prodotti, essendo un vento vulcanico, cioè visto che c'è proprio lì dentro il vulcano, si sono dispersi in tutta l'area. In particolare per il mercurio, come avete distinto, diciamo, la parte antropica da quella di fondo naturale per quanto riguarda quel diagramma di arricchimento? Ah sì. Vieni qua, però, se vuoi il grafico. Identificato lo spessore di carota più profondo che non aveva in nessun caso apporti antropici, e tra tutte e tre le carote su questi livelli è stato calcolato un valore mediano di concentrazioni che poi è stato utilizzato come concentrazione di background. In questo modo, togliendo la parte di background che potrebbe essere anche maggiore rispetto, ora non mi ricordo, se rispetto ai livelli crostali il mercurio fosse molto più elevato, ma non mi sembra. Beh, lo è solo nella zona di Bagnoli, cioè, perché per il resto avevamo dei profondi valori di mercurio che ci facessero pensare ad arricchimenti naturali particolari. Comunque per tutti i metalli noi abbiamo calcolato dei valori background naturali nel caso ci fossero stati anche degli arricchimenti naturali. Una volta che noi abbiamo calcolato il fattore di arricchimento è stato discriminato e separato il contributo antropico. Sufficientemente elevato per calcolare una mediana statisticamente significativa, per noi
abbiamo il nostro bianco. No, io volevo aggiungere un'altra cosa. Allora, non so per profondo che cosa intendi, le nostre carote arrivano al massimo a 5 metri. Poi puoi vedere, diciamo, gli intervalli trovati in tutte e tre le carote in cui i valori di mercurio sono estremamente bassi. Anche a memoria di tutte quelle caratterizzazioni che abbiamo presentate in precedenza, che adesso me le sono perse, eccole qua, il mercurio era uno di quei contaminanti che venivano considerati in seconda battuta in maniera molto più limitata, cioè le concentrazioni maggiori erano sempre rappresentate da piombo, zinco, ed erano, diciamo, quelle concentrazioni di mercurio che trovavamo un po' più elevate, le trovavamo sempre nella zona intorno alla Gommata. Mentre invece è diverso il discorso dell'arsenico, che appunto è riconducibile proprio a questo discorso, che invece è, diciamo, presenta delle concentrazioni elevate in maniera costante, e l'abbiamo trovato in maniera costante anche nella caratterizzazione quella generale. Non è stato considerato l'arsenico? No, ma infatti l'arsenico non l'abbiamo proprio considerato, proprio per questo motivo, proprio perché essendo, diciamo, platealmente legata a un discorso o delle caratteristiche appunto naturale, noi ci interessava vedere appunto quello come il discorso delle attività antropiche. Un aiuto può essere anche il fattore, comunque questi carotaggi di cui stava parlando Antonella erano fatti con estremo dettaglio, quindi erano, diciamo, livelli da 2 centimetri quasi in continuo, quindi anche il profilo che viene fuori non sono, tra virgolette, dei valori mediati, ma sono proprio dei valori puntuali lungo tutto lo spessore della carota, e che hanno comunque evidenziato, al di là del parametro normalizzato, che non ci stavano proprio, diciamo, anomalie in profondità che facessero pensare, diciamo, ad arricchimenti di conoscenza per il mercurio. Qualche altra domanda? Perché mi sembra strano che una cosa, un sedimento che è sabbioso, improvvisamente venga fuori una frazione fine. Cioè, penserei magari il contrario, che il sedimento mi porta più a considerare un eccesso di frazione grossolana rispetto al fine. E non, quindi, cioè, ora non so, volevo capire bene come era magari il pretrattamento, come era stato fatto il pretrattamento del campione, se forse non fosse lì il problema, più che nella differenza, diciamo, di granulometria, perché se un campione è sabbioso, frazione fine da qualche parte, cioè da dove viene creata? Ecco, questa è la mia domanda. Allora, il pretrattamento è identico per i due campioni che ho fatto per lei, nel senso che è tutto identico a quello di protocollo che ho visto stamattina. Noi abbiamo il campione, nel senso che togliamo il sale e lo usiamo, attacchiamo con l'acqua ossigenata, dopodiché in questo caso dopodiché si fa la setacciatura 63 e le sabbie si analizzano con setacciatura oppure sempre con il laser fino a 63 e poi il resto. Il problema è che il laser normalmente, ma questo io l'ho visto anche da altre analisi fatte anche con il Mauler, quindi con il segmento di frazione, tendono ad andare con uno spettro granulometrico più, la distribuzione lungo uno spettro più ampio. Io penso che sia proprio un problema di caratteristica fisica che si va a misurare. La setacciatura è quello che passa nel fondo dei setacci, appunto. Tanto che allargando lo spettro, la moda è la stessa, però allargando lo spettro granulometrico si rilevano sia più granuli grossolani che granuli più fini, però più fini nell'ambito, in questo caso il limite della sabbia era una sabbia fine, quindi il limite era 90 micron del setaccio, se c'era qualche cosa di tra 63 e 90, e il laser rilevava anche qualcosa tra, come sito grossolano, quindi tra 32
quando il laser, come funziona? È un laser rotante quello, che colpisce la particella ed il tempo di oscuramento è proporzionale al diametro della particella. Quando la particella non viene colpita proprio al centro ma di lato, in realtà lui legge una granometria inferiore, più piccola rispetto a quella del grano effettivo. Dovrebbe avere, questo dichiara la casa, un algoritmo che scarta questi, non so come lo faccia questo algoritmo, però di fatto probabilmente sulle sabbie questa cosa qui non funziona tanto bene. D'altra parte invece sulla il confronto tra il laser, il galai e gli strumenti basati sulla velocità di sedimentazione come il serigrafo, lì al contrario il laser, ma tutti i laser danno misure più grossolane, perché soprattutto con i sedimenti hanno delle forme, ma in quel caso è la forma che incide, perché se ci sono delle miche per esempio che hanno una velocità di sedimentazione molto lenta, anche se sono per più grandicelle, il laser legge la dimensione, il serigrafo legge la velocità di sedimentazione, quindi quello legge il valore molto più fino rispetto al laser. Quindi di fatto non esiste una soluzione. Sapere, specialmente per le granulometrie fine, quindi sotto i 63 micron, se non sarebbe il caso di affrontare lo studio in maniera con delle tecniche un po' più sofisticate rispetto al semplice microscopio. Allora, non una è tipo la diffrazione. Allora, sicuramente. Allora, diciamo, quelle di cui abbiamo parlato oggi, più o meno in diverse presentazioni, sono tutte osservazioni al microscopio per la frazione superiore ai 63 micron. Chiaramente un discorso analogo andrebbe fatto anche per la parte fine, e sicuramente la diffrazione potrebbe essere, diciamo, un metodo sicuramente condivisibile, nel senso che comunque è un elemento in più che aiuta, diciamo, ad avere una comprensione complessiva delle caratteristiche del sedimento. Quello sicuramente è una cosa fondamentale. Bisogna, anche lì è un discorso di capire quanti laboratori siano realmente attrezzati per fare anche questo tipo di analisi. Perché è facile dire agilla, è vero, potrebbe essere che la porzione fine in realtà agilla così, è vero, il ragionamento dell'assorbimento eccetera, è vero, perfettamente d'accordo. Cercheremo di munirci pure di una strumento di pressione, magari collaborare con chi ce l'ha già. Quello potrebbe essere un'idea, infatti, diciamo diciamo un po' l'idea di questa giornata era proprio quella, era mettere, diciamo, a sistema le conoscenze un po' di tutti per cercare poi di valorizzare, diciamo, un po' le competenze e cercare di capire anche in che modo, diciamo, lavorare insieme per far crescere, diciamo, lo studio di questo parametro, che comunque è un parametro importante in tante tematiche che ci riguardano. Quindi era il discorso anche dei risultati dell'intercalibrazione, diciamo, era stato quello, era mettere a disposizione di tutti quanti quelli che hanno partecipato e anche quelli che non hanno partecipato, comunque quella che è stata la nostra esperienza in questo circuito, diciamo, pro e contro, quello che è uscito fuori, che possa diventare un po' una base di lavoro anche per uno step successivo a cui magari, diciamo, potrebbero partecipare, diciamo, più agenzie, più università, più enti di ricerca, in maniera di arrivare chiaramente a un qualche cosa di condiviso che fa crescere un po' tutti quanti. Nessun altro? Consideriamo la giornata chiusa così? Allora. Vai, Stefano. Volevo aggiungere a quello che diceva il collega, tra l'altro il circuito di sperimentazione con le agenzie ce l'ha. Urla che non ti sentiamo. Sulla mia. Tant'è che noi abbiamo cominciato a parlare di modelli che sono proprio l'amianto per valutare le differenze. Certo, perché era GX, il segno stesso. Ah, perché sulla frazione fine voi capitate, tu sui valori di fondo, quindi le anomalie, le cromo, anche un po'.
credo. Sulla parte di mercurio arsenico, le analisi mineralogiche mi dicono ottimo di fornire. Sicuramente diciamo, è un elemento importante da considerare per quello. Diciamo, sono tutti i pezzetti che devono essere messi insieme per avere poi una visione complessiva della, delle caratteristiche, quindi sicuramente per quello è importante. Anche lì io credo dipenda molto poi da che tipo di sedimento c'hai, quindi anche da quanto è predominante la frazione fine rispetto diciamo, alla, al valore complessivo del sedimento e quanto può influire diciamo, in maniera significativa. Però sicuramente è un qualcosa di cui tenere conto. Allora, vi ringrazio tutti per la partecipazione e un ringraziamento particolare anche alla segreteria organizzativa dell'ISPRA che ci ha supportato e alle, ai ragazzi del, che si sono occupati dello streaming che ci hanno dato diciamo, un grande supporto e a voi che avete partecipato. A breve cercheremo di mettere online sul sito le presentazioni in maniera che diciamo, possano essere diciamo visibili da tutti quanti e niente ci aggiorniamo magari.